Radio Torre Live, la tua città, la tua radio. Radio Torre Live, la radio sui social. Amici, dove siamo oggi? Siamo a Binasco, alle spalle vedete il castello di Binasco, vedete anche la postazione di Radio Interland. Perché siamo a Binasco? Siamo a Binasco perché siamo in piazza ovviamente con Radio Interland e siamo in una festa, quindi ovviamente ci sono bancarelle, ci sono street food, sto guardando un po' in giro, insomma c'è di tutto e di più. Adesso vi farò fare un giro ovviamente anche all'interno poi del piazzale del castello, dove penso ci sia una mostra di quadri. Ovviamente ci sono i signori che si avvicinano perché sappiamo che la diretta ovviamente porta a volte un po' di timore. Bene, dai, voi seguiteci, ci ritroviamo praticamente un po' in giro per le vie di Binasco. Dai, state con noi, vi porto un po' in giro a vedere un po'. Qui c'è la parte mangereccia con tanto di menù. Ecco, stiamo facendo un giro nei vari stand, si stanno ancora allestendo. Adesso passiamo anche dalla parte opposta. E alle spalle vedete il castello di Binasco. Il castello di Binasco davvero è splendido, eh? Molto 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 bello. Adesso se io giro la telecamera vedete anche altre bancarelle. Facciamo una panoramica sulle bancarelle che trovate. Lei non vi dico neanche chi è, però è una ragazza, guarda che bella ragazza che ho incontrato. Siamo nel reparto auto, ragazzi, bellissimi, guardate che auto, guardate. Faccio vedere una panoramica. Vedete una panoramica di auto 91, 71, guardate che bella questa. Ma bellissima, guardate. 64. Questa sarà la mia auto del futuro. Ma non vuoi riprendere la macchina di Fantozzi? Beh, il colore è diverso però. No, la macchina di Fantozzi potrebbe essere anche questa. Questa più belle. Ma io sono appassionato di robe. Mi fermo sempre dove c'è zucchero filato ciambelle. Adesso lì sono vestiti, evito di farvi vedere un po' il tutto. Vi porto in questo piccolo scorcio, ma bellissimo, dove ci sono ovviamente bancarelle, formaggi di capra, guardate, salumi tradizionali. Ma volevo portarvi a vedere due splendide fontane di Binasco. Guardate, guardate che bellezza. Roma.
e da quest'altra parte, guardate che meraviglia. Cioè non è tanto ma è strada che sta successo con me, esatto. Il tirassegno della chiesa di Pinasco, dovrebbe non di facciamo ancora un po' di più volume e siamo a profondo di me. Continuiamo a farvi vedere l'esposizione delle bancarelle. È arrivato a casa alle 2 del passiamo nel rassegna. Vedete anche l'artigianato. E ancora bancarelle di ogni tipo. Con la legge tagliamo l'assolo, anzi in realtà abbiamo assoltato tutto l'assolo e poi abbiamo tagliato il cortile. Abbiamo qui con noi un carissimo ospite, ovvero il nostro... Allora saliamo, andando a vedere la mostra di pittura, saliamo nella parte del castello, vedete? Ecco, stiamo entrando in castello per vedere la mostra di quadri. Faccio vedere alcuni quadri. Una breve panoramica. Bellissima questa fontana. Lo stemma. E qui siamo nella parte del balcone. Vi faccio vedere il balcone che dà la visuale sulle bancarelle e su tutto il restante. Splendido castello, è veramente molto 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 bello. Poi avremo occasione sicuramente di vederlo bene in un altro video per gli amici di Radio Torre Live. Vediamo la parte mangereccia. Guardate, c'è un profumino, vedete? Vabbè, continuiamo, va. Un altro angolo di Binasco. Altro angolo molto suggestivo. Ed ecco un altro spazio. Quando uno cerca la prossima canzone, l'altro tiene la piazza e intrattiene la gente. Mi sta forse sollecitando qualcosa. Come molto velatamente sto incitando. Mi sta forse suggerendo qualcosa che dovrei carpire. Mi piace la musica. Siamo nello stand di Radio Interland. Ora io non ne faccio parte, ovviamente, ma qui si trasmette musica in diretta al 94.6 tutti i giorni. H24, quindi se volete seguire Radio Interland, non seguite me, seguite Radio Interland, cioè tutti gli altri al di fuori del sottoscritto. E con questo spot ci sentiamo. Adesso andiamo ancora un po' in giro a vedere cosa succede e ad incontrare delle persone. Vedete i vari tipi di bancarelle, di tutti i tipi, di tutti gli artigianati. Insomma, vediamo la gente che gira, che acquista. E questa, insomma, è la festa della Beata Veronica di Binasco. Bene, amici di Radio Torre Live, vi abbiamo portato un po' in giro tra le bancarelle, nella nostra postazione di Radio Interland, vi abbiamo fatto vedere un po' quello che è l'andamento di
questa festa, questa domenica. Quindi non mi resta altro che con alle spalle il castello di salutarvi. Non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento ovviamente al prossimo video e soprattutto ringraziarvi di aver visto questa realtà. State sempre con noi e mettete, mi raccomando, un like, un mi piace anche alla pagina YouTube nostra di Radio Torre Live. Un abbraccio, alla prossima, ciao a tutti!